Primo giorno della veglia per Benedetto XVI, superato il test sicurezza, la macchina organizzativa ha funzionato senza sforzi. Stando ai dati di un'ora e qualcosa fa, erano circa 57.000 i fedeli che hanno dato omaggio alla salma di Papa Ratzinger, quindi insomma un'affluenza anche oltre il previsto, perché stimavamo intorno alle 30-35.000 persone, ma è stata anche superiore a queste nostre previsioni. L'afflusso e il deflusso del pubblico si è svolto agevolmente anche grazie ai 500 volontari coinvolti. Noi siamo qui per servire la popolazione, ci occupiamo delle persone, rispondiamo alle loro domande, cerchiamo di veicolare le file se si presentano, cerchiamo che non si presentino le file. Il presidio sanitario regionale di Ares, con un'ambulanza e una sala mobile per accogliere eventuali pazienti, è rimasto a disposizione dal mattino e così sarà per i prossimi giorni. Per domani, tavolo tecnico. Per domani appunto faremo un altro tavolo tecnico, un'altra riunione di coordinamento in prefettura e vedremo se questi numeri, come credo, sono da confermare o se c'è qualcosa da aggiustare. Questo dispositivo credo che sia assolutamente adeguato all'evento che stiamo affrontando, sia con riferimento all'esposizione del feretro e anche con riferimento ai funerali che si svolgeranno il giorno 5. Ed è già in corso l'allestimento del palco e la sistemazione delle sedie e delle transenne per accogliere i partecipanti alle esequie.